dato dall'universo, il libero arbitrio, cioè dei pro e dei contro, comporta sempre delle conseguenze. Avete sempre questi dubbi, no? Dovete lasciarli andare, perché la vita è sempre il risultato delle nostre scelte. Ogni scelta. Decidete anche, non lo so, di condividere la vostra vita con una persona, no? Per esempio all'interno di una relazione amorosa, no? Dovete pensarci bene prima di fare questo passo, perché dopo, più avanti, si possono avere dei problemi. Se voi avete una persona che vi comincia a trattare male oppure a rispondervi indietro, cioè che non vi sentite bene, perché dovete legarvi per forza, dovete decidere, perché l'universo vi dà sempre delle avvisaglie, dopo sta voi a risvegliarvi e a capire in pratica quali sono le avvisaglie che la vita vi dà, perché ve le dà sempre, solo che magari avete queste persone a fianco che vi impediscono la vostra evoluzione. Sono chiamati esseri ombra, che ve ne parlerò in un altro video, però e le avvisaglie che uno ci dà ci sono, e quindi quando voi dentro di voi avete qualcosa che
e vi dice: no, ma no, avete sempre questi dubbi, no? Dovete lasciarli andare perché una vita bella va vissuta molto bene e voi dovete decidere se quando non state bene con una persona o con un amico o con qualsiasi cosa o trovate una soluzione per migliorare questa cosa, oppure non vi resta altro che mollare tutto. Però tante persone che io ho incontrato e che sono già magari sposati o già hanno una vita, però non stanno più bene, però dopo mi dicono, perché io magari chiedo: ma da piccola com'era? Mi dicono: ah, sai, i miei genitori mi hanno sempre detto che con questa persona non mi ci vedevano. Ecco, dovevi ascoltarli. Questo è un tipo di avvisaglia, perché non è che i tuoi genitori vogliano il male per te, vogliono che il proprio figlio stia bene, e quindi questa cosa va ascoltata. Infatti adesso già questa persona che io conosco già rifiuto da parte della madre, ma gli dice: ma sì, si sistemerà. Però lo fa per fargli capire che ha sbagliato, ma non è detto che questa madre non stia soffrendo per la propria figlia, solo che ormai le cose sono state fatte e quindi o decidete di stare nell'ombra o decidete di stare e vedere la luce che è dentro di voi. Capito come? Perché restare nell'ombra a fianco ad una persona o a delle amicizie che vi portano solo negatività non va bene. Invece avere una persona che sia un valore aggiunto alla vostra vita e vi supporti su ogni cosa che voi fate è più bello. Vabbè, i litigi piccolini, vabbè, ci stanno, però deve essere una cosa che viene da dentro di voi. Non, per esempio, non mettetevi insieme a una persona solo perché non avete nessuno e questa vi dice: ma sì, per provare. Ma per provare cosa? Ma ci devi stare una vita con una persona. Cioè, queste persone che ti dicono: voglio provare. Ma provare cosa? Allora, l'unione tra uomo e donna è una cosa che viene dal punto di vista viscerale, perché io ho fatto caso a tante volte che praticamente le persone che piacciono a me sono sfuggenti, fai fatica ad aggiungerle, e se le raggiungi, ma sono sempre sfuggenti. Invece quelle che a me non interessano, che non provo un minimo di attrazione o simpatia o cose, ti vengono sempre a chiamare, a telefonare, a messaggiare. E allora tu, è una prova che ti dà l'universo. Tu non devi, solo perché uno ti telefona di qua, di là, non devi: vabbè, questo gli piaccio, mi metto insieme. No, è sbagliato. Perché voi dovete sentire dentro, dobbiamo imparare a sentire da dentro il nostro corpo, le sensazioni che rilascia il nostro corpo. E se questo è sfuggente, vabbè, non sa quello che si perde, però alla fine è meglio restare da soli. Ecco, se questo, perché alla fine arriverà la persona che non sarà sfuggente e che voi sentirete questa alchimia. Ecco, diciamo, comunque, ritornando al discorso, la vita è sempre il risultato delle nostre scelte. Ogni scelta che noi facciamo, ripeto, porta delle cose che possono essere gravi o non gravi, però io
vi ripeto che l'universo vi dà sempre delle avvisaglie e non dovete credere, dovete guardare dentro le sensazioni che sentite quando siete vicino o a questi amici, a questa persona. Non dovete credere alle parole che vi dice, perché le parole possono trarre in inganno. Voi dovete sentire l'essenza, dovete cercare di allenare la mente e l'intuito soprattutto, perché l'intuito, ascoltatevi dentro, è la cosa più importante che ci sia e che ci dà una mano per dar luogo a svolgere, insomma, la nostra vita, a come completarla, a come andare avanti e con chi e decidere chi sarà al nostro fianco soprattutto. Ecco, questo è quanto dovevo dirvi oggi. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao.